Ragazzi, tra una cosa e l'altra, non ho fatto la intro, non ho fatto l'outro, non ho fatto un cavolo ieri. Sono stanco. E ora, tra poco devo iniziare a lavorare, ho un pochino di tempo. Vabbè. Pausa pranzo, ragazzi. Pausa pranzo. Ero qua che stavo pensando cosa posso cucinarmi. Avrei il pesto da finire, avrei la pasta e ho i wurstel. Stavo già pensando a una ricetta con anche il basilico in giardino. Poi mia nonna mi chiama e mi dice: "Guarda, ti ho fatto della pasta." Quindi, che fai? La butti via? Assolutamente no. Quindi, cosa vuol dire? Non dovendo cucinare, ho un sacco di tempo libero. Zucchine in padella, cosa che non mi faccio mai, ma mi sembra che puzza buono e voglio essere relativamente sano. E quindi ci sta. E comunque, guardate, ragazzi, oggi è una bellissima giornata, quindi forse potrei anche pensare di mangiare fuori finché non piove. Da qua non si vede. Aspetta, andiamo sul profilo di sua sorella che si chiama. L'hai stalkerato per bene, Nasti? Certo. Vediamo. Lei. Lei, vediamo lei un secondo, Aspetta. zoomane. Ok. No, è molto carina. È Però già carina, sì. ragazzo. Mannaggia. Ma è Aspetta, di Verona? aspetta. Sì, perché anche lui è di Verona. Aspetta, avevo trovato delle foto dove c'era anche lui. Mi ricorda Un dio greco? No, perché c'ha il fisico anche da dio greco. È sì, bello dai. alto, è tipo alto così. Quando è il suo compleanno? Happy birthday. L'altro giorno. 28 giugno, ah, quindi Ah, questa è bisognerebbe lei. festeggiarlo. Questo è di lei, questo è di lui. Ok. Lui è il 24 giugno, lei è il Vabbè, 28. Madonna. Vabbè, la mamma. Il 7 luglio la Quello sta un mamma, po' male. tutti quanti. Sono tutti e tre cancro. Però gnocco, carino. Ci sta, È ci sta. carino, intelligente, adesso da vedere se è simpatico, Bisogna perché capire quello se è non lo so. simpatico. Insomma, se non mi tira lì, ci fa Insomma. poco. Vabbè, comunque ragazzi, Questo è. finito qua, finito il lavoro, adesso pausetta, con un bicchierino di Recioto, che poi non so se dovremmo prima bella birra e poi vabbè, Ma senti, con i ci facciamo ubriachiamo meglio. cin cin, madame. Salute. Salute. Da un sacco che non lo E vedevo. ragazzi, se c'è un vino rosso che merita è veramente Recioto. Allora, io ti dico, posizione impopolare, vabbè, il ripasso mi piace, il Recioto preferito, l'amarone. A me non è che mi lascia. Dipende dagli amaroni. Sì, Io è ho vero. bevuto un amarone ad una cena di lavoro qualche settimana, un mese fa, di 280 Oh, euro. Madonna. Era davvero Ok. buona. Buona, Immagino. buona anche la pezza che ti tirava. Sì, no, per forza. Si spera, cazzo, si spendi. Vai lì, sali tanto, poretto. Beh, ma io do per scontato che tipo le bottiglie di un certo calibro, quelle che costano anche migliaia di euro, cioè devono essere assicurate. Cioè, non puoi comprare una bottiglia e poi sali tappo. Eh no, se sa di tappo rimandi indietro la cantina e loro te la cambiano oppure ti restituiscono. Sì, però tutte le bottiglie che tu sanno di tappo, cioè che sanno di tappo, appena lo senti, chiudi, metti da una parte e poi quando Sì. arriva il referente di Ma quell'azienda. io non ho mai sentito il gusto di tappo, cioè si sente proprio. Lo senti perché diventa acerbo anche al naso, senti che pizzica. Pizzica sia come odore che come Tu sai gusto. ancora riconoscere in base ai cerchi la gradazione? Ah sì, no, e Com'è in che si chiama? base a quanto veloce scendono giù le gocce. Ci vuoi spiegare come funziona, Nasti? Vai, in pratica fai così. E Ok. poi, vedendo quanto veloce scendono giù queste, Ma devi cioè più. contare tipo i Non lo secondi. so, io vado a occhio. Ok, Ma è da quindi. tanto che non faccio questo gioco, quindi in realtà sono un po'. Mi sono più allenata. Secondo te quanto è questo? Beh, contando che è un recciotto tra i 14 e i 15. Ma lo dici perché sai quanto è un ricciotto o perché stai contando? Anche. No, vabbè, vado intuito, scusami, devo Vabbè, usare tutte brava, esatto, le brava. mie doti sapienti. Quanto è? Vediamo. Non so, secondo me io ti dico 13. Perché? 13. Attenzione, a caso. No, avevo Vabbè, visto. però è suo il vino, quindi se non lo sa lui. Avevo visto mezz'ora prima.
Ho visto poco fa. Va bene, va bene. Abbiamo delle patatine qua. Vuoi patatine? Sì, dai. Okay. Che patatine hai? Solo queste. Le classiche. Che tristezza, ma che io... Ieri ho mangiato quelle al pomodoro. No! Mi ha beccato, erano buonissime. Lo so. L'ho mangiata ieri. Ho delle noccioline. Vuoi noccioline? Ma ci sono anche la frutta. La frutta? Che ho portato. Ah, giusto, c'è anche la frutta. Mannaggia, vabbè. Io ho mangiato quella di pomodoro, sono le mie preferite, le compro sempre nel San Carlo. Mi spiace. Poi, in certi supermercati c'è una ditta, non mi ricordo come si chiama questa ditta di patatine, che fanno questo gusto, si chiama campagnola. Pomodoro, basilico, mi pare, e qualcos'altro. Comunque c'è un po'... Che buono! Buonissimo. Guarda, io quando trovo quelle faccio sempre la scorta. Prossima volta, allora usciamo sperando di non essere mangiati. Chi è che mi chiama? Oh signore. Oi, ciao. Ciao Ale, com'è? A mali estremi, estremi rimedi. Allora, adesso troviamo queste zanzare. Schiacciare il tastino. È la mia arma preferita dopo la pistola silenziatore. Allora, bello quando tipo si radunano qua davanti e ci passi così. Sono stupida proprio, si mette lì davanti sperando che aprendo la zanzariera puff dentro. Nasti, cos'è che hai appena detto? Allora, ho fatto la X sulla puntura di zanzara perché le suore mi hanno sempre insegnato che per far andare via il dolore va sempre fatta la X. Però faccio sempre un sacco di X, ma danno sempre fastidio comunque. Ma quindi sei piena di X, qua non hai la X? Perché non lo vedo. Però sì, guarda questi peli. Non facciamo vedere i peli. Niente peli, niente peli. Ste maledette. Guarda. Oddio. No, niente, comunque dicevo che vorrei a settembre vorrei iniziare a fare il laser per togliere questo e questo. I due tatuaggi. Questi. Tu consiglieresti di farsi un tatuaggio? No. Non fatevi tatuaggi, no, ragazzi. No, raga, no, veramente. E soprattutto non fateli con date inerenti ad ex o a cose. Vabbè, questo è Frida Kahlo, insomma, comunque un personaggio che mi piace. Vediamo, però no, non fate tatuaggi perché poi ve ne pentite, non ha senso. Non cioè, ha senso. Veramente non ha senso. Non a meno senso. Che tu non sia il personaggio di turno, che allora cioè, stanno bene, quindi puoi farli. Però se no. Niente tatuaggi. Oh ragazzi, sono riuscito ad andare in palestra, cioè, non... Perché? Così, teniamo così che si vede meglio. Sono riuscito ad andare in palestra, cioè, tipo, bellissimo, bellissimo. Vabbè, sono stato veramente poco perché poi avevo un aperitivo, però, il minimo. Allora, domani torno in ufficio, è finita la pacchia, sono finiti 3 giorni di smart. Venerdì faccio smart, a dire la verità, però domani torno perché voglio mangiarmi la pizza. Visto che sta settimana devo ancora andare al ristorante e per forza di cose vado in ufficio solo per quello. Mica stupido io, eh. E niente, comunque io ragazzi vi invito come al solito a supportarmi mettendo mi piace, che per me è veramente molto importante. Commentate e attivate la campanella, fondamentale. Attivate la campanella, ragazzi. La maggior parte di voi non è neanche iscritta al canale. E poi che succede? Vi perdete tutti i video e venite qua a vedere i video e io tipo dico delle cose inerenti al giorno prima che voi non avete visto, quindi non capite come mai. È un casino. Quindi mettete mi piace, campanella e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo domani. Domani ho in programma la sera. Torna mio fratello dall'Africa. Lui è ingegnere ambientale, quindi insomma deve attualmente sempre in giro, sempre in ambiente e quindi probabilmente si farà qualcosa, si uscirà. Poi venerdì dopodomani viene un mio amico francese che ho conosciuto in Francia, un mio amico tedesco
con cui ho studiato e viene qua qualche giorno a lavorare di smart, però venerdì e sabato andremo a far festa alla fine tra una roba e l'altra. E quindi devo pensare un po' di cose da fare. Forse andiamo a casa mia in montagna qualche giorno, tipo domenica, lunedì. Non so, vediamo, vediamo ragazzi.